Buongiorno, vi volevo comunicare che non c'è due senza tre, mo, questa è una veterana comunicazione, quindi Luca ha fatto il rinnovo di contratto, ha firmato, siamo tutti molto contenti, ve l'avevo un po' anticipato insomma nella mia conferenza della scorsa settimana e niente, ve lo lascio. E siamo veramente felici di continuare questo percorso che dal primo anno che siamo qua insomma, sta portando dei buoni risultati. Ci aspettiamo tanto da Luca, lui lo sa, è un giocatore importante per noi centrale, quindi siamo molto felici. Grazie. Fino a quando hai firmato? Fino al 2025. Grazie. Molto, grazie. Allora, diciamo così, oggi voglio far iniziare il prof. Posso? Prof? Luca. Buongiorno, ciao. Parlo di quello che dice il direttore sportivo, no? Tu sei sempre al centro dei progetti, no? Questo ti dà responsabilità, ti pesa, ti fa piacere. Vorresti stare magari un po' più in disparte. Tremolade è sempre al centro dei progetti con qualunque allenatore, no? Ricordo anche in altre squadre di aver letto cose del genere, no? Questo è un ruolo che ti piace, ti pesa o che cosa? No, assolutamente non mi pesa, anzi, sono sempre stato uno che accetta e prende molto volentieri le responsabilità di dover essere un punto fermo per tutti quelli che gravitano all'interno della società, dell'allenatore, della squadra, indipendentemente da uno che può giocare o meno, ma sono sempre stato molto fiducioso di quello che sono e so che posso fare la differenza, quindi indipendentemente da giocare o meno sentirei comunque la responsabilità, quindi mi fa solo più piacere questa cosa. Ancora Jacopo? No, volevo aggiungere... No, prego, professore, ci mancherebbe. Se no poi me la dimentico, se no, con le tali cose... Ci mancherebbe. Jacopo, hai delle raccogliere o bello al prof? Senti, il fatto che molti allenatori, compreso questo, quello che c'era prima qua a Modena, no? Abbiamo sempre detto, Trevolato può fare di più. Questa cosa vuol dire? Che non l'hai ancora fatto e anche questo ti dà fastidio un po'? Della serie, ma so cosa vogliono da me, oppure anche questo è gratificante? Ecco, basta. No, io l'ho sempre presa come uno stimolo, vi dico la verità. È sempre stato una sorta di ok, vogliono ancora qualcosa in più per essere un giocatore un po' più completo. E penso che negli anni sono riuscito a diventare un giocatore più maturo. Prima magari gli allenatori utilizzavano solo per le mie qualità tecniche, perché riuscivano magari a cambiare una partita, a determinarla. Invece, soprattutto qua a Modena, con questo percorso, sono diventato tanto altro, non solo gol e assist. Quindi è una crescita, per me è importante a volte anche che mi dicono queste cose, perché lo prendo come uno stimolo, perché non basta mai quello che uno può fare in campo e soprattutto non è mai tardi per raggiungere certi obiettivi. Io nella mia carriera potevo fare sicuramente di più, a 31 anni, quasi 32, mi sento molto più giovane di quando avevo 25, quindi sicuramente è uno stimolo in più per fare a cercare di diventare un giocatore più completo. Tivo qui. Ciao, intanto complimenti per il rinnovo. Ti chiedo se c'è un elemento in particolare che ti ha spinto a sposare nuovamente la causa del Modena. No, io è dal primo giorno che ho firmato a Modena, che era il 31 agosto di 2 anni fa. Il 31 agosto di 2 anni prima esordivo in A e avevo richieste in B, ma io quando mi sono seduto con il mio agente a parlare con Bayer e la famiglia, ho sposato questo progetto in pieno e il mio sogno, lo sapete tutti qual è, un giorno tornare in A con questi colori e spero tanto di poter stare qua sempre, quindi vedere
cosa succederà poi con il calcio. Non si sa mai quello che succede, ma io il giorno che ho firmato a Modena è proprio detto ok, cerchiamo di tornare in Serie A, comunque sia fare delle grandissime cose con Modena. Che settimane sono state queste della sosta, come vi state avvicinando alla gara contro il Bari? No, sono contento, sono stati 10 giorni di lavoro importanti, abbiamo lavorato molto bene, forte soprattutto, che è una cosa che ci ha contraddistinto queste 8 partite, siamo un po' arrabbiati perché soprattutto nelle ultime 5 partite abbiamo fatto 3 pareggi e 2 sconfitte, meritavamo sicuramente di più. Sappiamo che dobbiamo migliorare molto, quindi arriviamo a queste 3 partite con la voglia di prenderci dei punti che abbiamo perso, quindi, però sta a noi, io penso che dipende da noi, quindi abbiamo lavorato per mettere noi al centro, che è più importante. Grazie. Grazie a te. Federico Sabatini, puoi venire da questa parte? Ciao Luca, buongiorno. Ciao. Ti chiedo cosa significano questi rinnovi, detto insieme anche quello di Shadi e di Luca, in un momento diciamo non negativo ma un pochino meno semplice rispetto all'inizio, dopo 2 sconfitte immeritate, vi dà qualcosa in più oppure nulla di particolare? No, assolutamente sì, come è successo anche l'anno scorso, una roba simile, che abbiamo iniziato la stagione molto peggio rispetto a quanto abbiamo fatto in queste prime partite e avevo rinnovato, perché penso che prima di essere calciatori dalla società, al direttore, a noi giocatori, ci sono prima i valori umani e queste cose qua vanno indipendentemente dai risultati o da se si vince o se si perde, quindi è solo un attestato di stima del lavoro che stiamo facendo e penso che siamo tutti ragazzi veramente con dei valori importanti che mettono al centro il Modena, questo deve essere molto chiaro a tutti. Io penso che è troppo facile pensare solo ai risultati quando le cose vanno male, bisogna vedere ogni partita nel complesso, poi ci sarà sicuramente la volta che si gioca bene, che si gioca male, ma penso che come diciamo giornalisti di questa città dovete essere orgogliosi di questa squadra qua, del percorso che stiamo facendo. Ti chiedo anche cosa ti aspetti dalle prossime 3 partite in 8 giorni, soprattutto Brescia e Ternana per te rappresentano qualcosa in più. Sì, è vero, rappresenta qualcosa in più, ma come sempre in questa categoria si può vincere e perdere con tutti. Sicuramente affrontare le partite come abbiamo affrontato questo inizio di stagione è già una grandissima base. Poi sappiamo che dobbiamo migliorare certe situazioni e abbiamo lavorato questi 10 giorni per farlo, entreremo in campo sempre con la voglia di vincere e provare a vincere. Quindi questo è quello che mi aspetto, una squadra che gioca a calcio, coraggiosa, che ha voglia di imporre il proprio gioco, di far male all'avversario, tutte cose che abbiamo avuto anche in queste partite, quindi sono convinto che il risultato arriverà. Grazie. Luca Botti qua, Luca. Ciao Luca. Due cose, nel senso, intanto prima dicevi appunto che a 31 anni, a 32 anni, comunque si può sempre crescere. Cioè, tu dove stai migliorando, dove pensi di dover ancora migliorare? E seconda cosa collegata, dove stai lavorando in particolare con il nuovo mister sul tuo miglioramento? E cosa ti ha portato per migliorare? No, tantissime cose. Con mister penso di poter diventare un giocatore più completo e qualcosa che ho già visto in queste partite, soprattutto senza palla sto facendo un lavoro che non pensavo neanche di poter fare sinceramente, invece mi sta portando tante soddisfazioni, quindi è ancora penso un work in progress, perché mi sto evolvendo, ho fatto cose che penso di non aver mai fatto in carriera, questo è sicuramente merito dell'allenatore, quindi sono contento del percorso che sto facendo, siamo ancora all'inizio e sono convinto di poter maturare ancora e diventare un giocatore un po' più completo. Ho ancora qualche difetto, ma quello lo abbiamo tutti, a volte mi nervosisco un po' troppo e sto cercando di migliorare su questo. Grazie. Alessandro.
Ciao Luca, ciao. Non so se nel 2025 il centro sportivo sarà pronto, credo proprio di no, però effettivamente conta tanto come giocatore avere un punto di riferimento come quello nello scegliere piuttosto che una squadra piuttosto che un'altra, o comunque identificarsi in una società, cioè il centro sportivo, luogo dove i giocatori si ritrovano, mangiano, fanno colazione, vanno anche in ritiro magari, nello spogliatoio, cioè è davvero così importante nell'economia di un risultato anche? Guarda, sicuramente un valore aggiunto, quello poco ma sicuro, però penso che alla base ci devono essere comunque i valori umani di rispetto e di voglia di giocare, di far bene il sabato, nel senso, spiego un po' meglio, per dirti, ho vinto il campionato di B a Brescia e non avevamo spogliatoi, niente, avevamo solo dei campi, punto, stop, ed era una situazione perché stavamo costruendo il centro sportivo, però avevamo un gruppo importante e comunque i risultati sono arrivati, quindi il centro sportivo sicuramente sarà un valore aggiunto perché permette ai giocatori di essere più sereni, di avere un punto di riferimento, di vivere a 360 gradi la squadra, lo spogliatoio, lo staff, la dirigenza, tutto quello che ruota intorno al Modena. Però alla base comunque ci deve essere la volontà dei giocatori di portare i risultati, e quello, indipendentemente da dove ci arriviamo, non cambia. Senti, dove vorresti finire la carriera? Detto prima, qui, ho un mio... sapete tutti qual è il mio sogno, quindi il mio sogno è tornare in Serie A con Modena e giocare la Serie A qui, poi vedremo cosa succederà, sono concentrato naturalmente sui risultati, poi l'importante è sempre comunque mantenere la categoria, perché Modena merita almeno questa categoria, almeno. E poi vedremo, questo è un sogno, poi sogni a volte si riescono a raggiungere, a volte no, però è un mio sogno che spero possa diventare un obiettivo concreto a marzo o l'anno prossimo, non so quando, magari succederà quest'anno, magari succederà non si sa quando, ma spero tanto di realizzare questo sogno. Ci sono altre domande per Luca? Andiamo a chiudere, prof. Un'ultima tua, a chiosa, come si dice. Prego. Senti, a 31-32 anni, qual è il tuo ruolo preferito? Te l'abbiamo già chiesto anche negli anni passati. Più quello di adesso, più quello dell'anno scorso? O quando all'inizio giocavi sull'esterno? O volesti fare il centravanti? Ti senti più attaccante? Non lo so. Portiere. Vuoi fare il portiere? Non lo diciamo a Gagno, forse vuoi fare il portiere, per dire. Ma, cioè, voglio dire, un ruolo più da centravanti magari o no? No, beh, ma i ruoli, sai, dipende sempre dalle idee dell'allenatore. Campo andiamo noi e sta a noi interpretarle, quello che penso. A me piace essere nel vivo del gioco, quindi poi dove questo può portare nelle zone del campo non lo so, su questo è vero, sono un po' un giocatore atipico, un po' particolare, però la fortuna di questi due anni con richieste diverse, però sono state delle due allenatori che mi hanno identificato bene, comunque sia nella zona di tre quarti campo come vecchi numeri 10 mi trovo bene, quindi dove riesco a esprimermi meglio. L'ultimissima, ti ho qui, sì, grazie. Un vecchio numero 10. Ma non ci sono più i 10. Beh, vabbè, i 10 sono... da ultimo passaggio non esistono più. Oh, qualcuno. Sono, qualcuno poi là si vede ancora, dai. Anche in C qualcosa. Ah, beh, ma sì, lì ce ne pochi. Ma no, non è tanto, cioè non è il concetto del giocatore dell'ultimo passaggio, che magari c'era negli anni 90 prima, e ormai i trequartisti sono più usati come arma tattica per difendere, per contrastare, per. E quindi il 10 che fa divertire la gente non c'è più. Su quello spero di riuscire a farmi divertire ogni tanto, che per me è fondamentale. L'ultimissima. Guarda, la mia ultima domanda vira proprio sull'ultimo passaggio e su questo concetto del divertimento, cioè quest'anno ti viene chiesto tantissimo di verticalizzare, di cercare questo ultimo passaggio, quanto la giocata è codificata, ovvero Luca riceve palla, noi compagni sappiamo che dobbiamo andare lì perché Luca fa questo, o quanto sta al tuo e al vostro divertimento?
Sai, sono la domanda, sono tutte cose un po' collegate. Quest'anno la richiesta a volte è un po' diversa rispetto all'anno scorso, quindi ci dobbiamo ancora incastrare bene su questa cosa. A volte sono giocate istintive, che quindi non prepari. A volte è una connessione che è con un compagno, sai, l'assist a volte non dipende. Non ti capisco. A volte sì, a volte magari io penso di mandare in porto un compagno, però cioè, è tutto a volte molto, molto istintivo e molto, diciamo così, come viene. Però sì, penso che l'ultimo passaggio sia la cosa più bella che c'è nel calcio. Quindi io lavoro per questo. Purtroppo ancora quest'anno non ho fatto assist, ma arrivano. Sono convinto di questa cosa qua. L'importante è creare tutti i presupposti. Poi, come l'anno scorso è capitato che ho fatto 4 assist su una partita, magari quest'anno ne farò di più, più partite vedremo. Però l'importante è avere questo atteggiamento. Su questo sono molto orgoglioso della squadra, perché veramente ci siamo sempre stati in queste partite, indipendentemente si può perdere, vincere, poi prendi il palo, il portiere ti fa un miracolo e non la chiudi. Ci sono tante robe, sai, ogni partita giustamente non si ferma solo il risultato, però c'ha mille sfaccettature, l'importante è esserci concisi. Grazie.